Salve a tutti, buonasera da parte mia, da parte di Paolo Minucci. È davvero un piacere essere qui a Nottaresco, in provincia di Teramo, per dar vita per la prima volta, dobbiamo puntualizzarlo, al Festival della Melodia, l'unica rassegna canora itinerante che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di mettersi in evidenza, ma è anche l'unica rassegna canora riconosciuta ufficialmente con il suo patrocinio dalla SIAE Italia. Davvero un motivo di orgoglio che ci carica di ulteriori responsabilità, dal momento che in passato, ormai lo sanno praticamente tutti, abbiamo portato fortuna, abbiamo cresciuto artisticamente gente del calibro di Piero Mazzocchetti, che nel 2007 fu il primo abruzzese a salire sul podio del Teatro Ariston di Sanremo, ma poi anche Jody Tonno, che l'anno successivo in coppia con Lola Ponce, ricorderete benissimo il brano Colpo di Fulmine, fu il primo abruzzese a salire sul gradino più alto del podio nella manifestazione più attesa dal pubblico italiano. E poi ancora un giovane emergente, quando veniva a cantare con noi, oggi è senz'altro una gradita realtà del panorama canoro internazionale, mi riferisco a Gianluca Ginoble, che non aveva neanche 14 anni quando si iscrisse al Festival della Melodia, mostrando subito le sue indiscusse qualità canore. Ma questi giovani, ve lo dico da adesso, questi giovani che tra poco ammirerete e seguirete, non hanno nulla, ma proprio nulla da invidiare, se visti in prospettiva futura, ai loro autorevoli predecessori. Lo diciamo con convinzione e con determinazione. E tra poco sarete voi a dire se confermate questo concetto, questo pensiero, o se la pensate diversamente. Comunque, buonasera, grazie all'amministrazione comunale di Nottaresco, che ha fortemente voluto che questo spettacolo si svolgesse qui, in Piazza San Pietro, tra tanta bella gente, in una calda serata di fine agosto. Quindi io volevo salutare con il vostro applauso il sindaco Diego Di Bonaventura e l'assessore Savini, l'assessore agli eventi. Un forte applauso per loro e tutta la giunta. Tra poco presenteremo la giuria, i nostri presentatori ufficiali presenteranno la giuria che è già posizionata, abbiamo consegnato loro una scheda di votazione su cui apporre due voti, il primo per le qualità vocali, quindi per la voce, il secondo per l'interpretazione dei brani editi o inediti che andranno a scegliere i nostri protagonisti della serata. È tutto pronto, rilassiamoci all'insegna della buona musica e allora, signore e signori, parte ufficialmente la sigla del tour 2022 del Festival della Melodia. A tutti buona serata e buon divertimento! Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami, che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Ti ho scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te. Il sorriso ormai è poco amico, scheggia impazzita adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami? Sento tutti i tuoi respiri, mi sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. Su, e anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto. A casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. Tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me.
Il sorriso ormai poco amico scheggia impazzita adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri? Poco prima che mi chiami, sento tutti i tuoi respiri, mi sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Vai! E quanto mi odio quando tu mi fai sentire, è come un'idea che puoi bruciare. Tutti con le mani, tutta la piazza, vai! Sì, ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare, andare via. Andare via. Andare via. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie mille, grazie. Buonasera alla giuria, buonasera a tutto il pubblico. Fatevi un applauso perché siete fantastici, avete partecipato alla sigla. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. E questa sera gli applausi servono soprattutto per la giuria, perché aiuterete attraverso l'applausometro, sapete che cos'è, a giudicare e quindi a vedere chi sarà il primo classificato che accederà di diritto poi alla finale nazionale del Festival della Melodia. Scusate, respiro, perché cantare dal vivo, ragazzi, è tosta, ve lo dico. Bene, detto questo, questa sera io ho avuto tantissime colleghe a fianco a me. Questa sera ho l'onore, credo, di avere una collega importantissima, quindi mi faccio io da parte perché ve la vado a presentare. È una giornalista televisiva, segue, ovviamente conduce un programma sul web Sport d'Abruzzo, ha un'accademia di pattinaggio in tutto l'Abruzzo, Lanciano, Pescara e tante altri comuni del nostro Abruzzo, ed è una stella vera e propria, infatti si chiama Stella Cantelli. Buonasera Maurizio, wow. Buonasera Notaresco. Io sono più emozionato di te, sappilo. Grazie, per me è un piacere essere qui stasera con te, condurre il Festival della Melodia. Grazie Paolo e grazie a Notaresco per avermi ospitato, insomma, questa sera. Che bello, che condurre bello insieme a te, sì, questo bellissimo festival in questa piazza meravigliosa dove io non ero mai stata, è davvero un piacere. Un piccolo gioiello d'Abruzzo, si sta bene, e questa piazza c'è tanta gente e quindi loro vogliono subito ascoltare le canzoni, perché le canzoni sono quelle poi che ci fanno vivere tante emozioni, ci fanno ricordare tante cose, eccetera. Però tu devi presentare la giuria. Non perdiamo tempo, appunto presentiamo subito la giuria, che è una signor giuria, no? Perché come presidente di giuria abbiamo la signora Franca Minnucci, regista teatrale e studiosa di D'Annunzio. Buonasera. Bruno Pantoli, musicista e paroliere. Buonasera. Adriano Cecamore, maestro di musica. Katia Controguerra, paroliera. Jenny Crusopoli, cantautore. Buonasera. Sandy Santurbano, avvocato. Marcello Rasetti, operatore teatrale.
E più tardi ci raggiungerà il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura. Oh, un forte applauso. Che giuria, hai ragione. Avviciniamoci un po' a favore di telecamera. Hai ragione, Stella, è una bella giuria. E poi abbiamo ascoltato la tua sigla, insomma, è veramente eccezionale. Facciamo un altro applauso a Maurizio Docco, che è stato già vincitore di questo festival, insomma. Sì, nel 2019, ma lo sono anche oggi. Dai, scherzo. E niente, allora adesso cominciamo subito, ok? Perché c'è il primo dietro che deve rompere il ghiaccio. Scalpitano, che sono stati insieme con noi dietro. E ve lo vado a presentare. Primo cantante in gara, attenzione, ricordiamo alla giuria importantissimo che siete tenuti a votare due elementi importanti: le qualità vocali e l'interpretazione, che sono importantissimi. Quindi dovete dividere le due cose e poi ovviamente fate un totale a vostro parere. Il pubblico deve aiutare con l'applauso perché è importante. Andiamo avanti, bando alle ciance, ciancia alle bande. Presentiamo subito Andrea Giordano. Vieni al centro. Visto che, buonasera a tutti. Non sono solo. Vero? Ok, canta una canzone bellissima, a mio avviso, scritta proprio da Marco Mengoni, che riguarda un po', diciamo, l'interiorità della persona. Cambia un uomo, di Marco Mengoni. Questa sera canta Andrea Giordano. Grazie. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare, perché di cause perse, lo sai, sono un campione. Se questo nostro amore avesse già finale, probabilmente adesso bestemmierei il tuo nome. Se tutte le paure che nel mondo fanno male scivolassero davvero dalle mie spalle altrove, fosse l'ultima notte che canto, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Sono soltanto specchi, non siamo così vecchi. Colpa dei miei difetti che han sbiarrito i tuoi riflessi. Ma tu ancora, mentre volo tu sbadigli, ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli. Vedi, potremmo essere questi, però invece ancora scherzi. Fosse l'ultima notte che canto, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Fosse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei, perché solo nel frastuono cambia un uomo. Chiedi adesso di essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Mi chiedi adesso di essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Fosse l'ultima notte che canto, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono
frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei. Nel frastuono cambia un uomo. Bravissimo Andrea, complimenti, bellissima questa canzone di Marco Mengoni, grazie per essere stato qui con noi. Grazie. Andrea Giordano, grazie Andrea. Senti Stella, ti volevo chiedere, perché io ti ho presentato come una presentatrice TV eccetera, e molti si chiedono, e secondo me, ma che ramo presenta? Cioè farà la cucina? No. Lo sport? No, perché già c'ha accademia di pattinaggio, eccetera. Sport, ragazzi, com'è presentare lo... Mi ha chiuso. Ah. Com'è? Sport. Sport. Non potevo che presentare lo sport, ovviamente non pattinaggio, ahimè, perché è uno sport di nicchia, ma presento lo sport nazionale, il nostro amatissimo calcio. Quindi sei impegnata con la Serie A, la Serie B, la Serie C, tutto? In particolare con l'Abruzzo, quindi certo. In questo momento mi sto dedicando appunto all'Abruzzo e alle nostre serie, quindi dal Pescara alle serie minori. Che bello, che... facciamo un applauso a Stella perché lo merita, lo merita. Ma vai, sono Stella, felicissima di essere qui stasera al Festival della Melodia e invitiamo appunto a salire sul palco la prossima cantante che è Elena Rodica Aresano. Dal cognome avete capito che Elena non è italiana, viene dalla Romania, infatti il nostro festival appunto è internazionale, però è in Italia con noi da 32 anni, quindi ormai adottiva, sei italiana a tutti gli effetti. Beh, diciamo di sì, intanto buonasera a tutti voi, buonasera a tutti, diciamo di sì, proprio così. E appunto canta una bellissima canzone della tradizione italiana che è Così celeste di Zucchero. A voi Elena Rodica Aresano. Quando viene sera sta colorando l'anima mia, potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia. It's my baby, e mi fa ridere, bestemmiare e brucia il fuoco. She's my baby, gli occhi si allagano, la ninfea galleggia in fiore, che maggio sia, ma per amarti meglio. Baby,
Bravissima, emozionata come sempre. Bravissimo. Come sempre, è un'emozione sempre venire a trovarvi, perché io vengo a trovarvi per cantare per voi. Grazie. Grazie. Benissimo. A te. Ciao Elena, grazie. Giuria, mi raccomando, segnate anche il suo nome. Prima di presentarvi la terza cantante in gara, vi chiedo di seguire le pagine del Festival della Melodia su Facebook, alla voce Festival della Melodia, su Instagram, la stessa cosa, Festival della Melodia, e poi seguite anche il nostro sito che è www.festivaldellamelodia.net. Importantissimo, perché lì sarete aggiornati sempre sulle tappe del Festival della Melodia, con le foto, quindi magari vi rivedrete anche voi in foto, eccetera, eccetera. Passiamo velocemente al terzo cantante in gara. Passiamo al terzo cantante in gara, che è giovanissima, tra giovanissima, l'altro. E viene da Fermo. Janis Scatena. Salve, tipo soldatina. Buonasera. Mi volete lasciare da solo? Qui, vieni, qui. Non avere paura. Vedi, stai in mezzo a due pilastri qua, della musica. This is me, eh? Che canzone. Tratto dal musical The Greatest Showman, canta questa sera Janis Scatena. Grazie. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them bring me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest rocks wanna cut me down, I'm gonna set gonna draw a map. I am brave, I am proof,
I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I go. And I'm marching on to the beat I drove. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fired away, cause today I won't let the shame get in. We are bursting through the barricades, reaching for the sun. But I won't let them bring me down. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the sharpest rocks wanna cut me down, I'm gonna stand up front, gonna draw my mouth. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Look out, cause here I go. I'm marching on to the beat I drove. I am brave, I am true, I am who I'm meant to be. This is me. This is proof, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, here I go. Look out, cause here I come. Marching on, marching on. This is me. Oh, 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 oh. I'm gonna stand the floor. Applauso dalla piazza di Notaresco per Janis, complimenti. Brava, brava, brava. C'era la signora lì sopra, ha dovuto chiudere le finestre, vedi? Ci guarda da dietro. Ciao signora. Perché a un certo punto... Brava. Janis scatena. Grazie. Allora e dobbiamo passiamo. Ricordare una cosa, Stella, importante, così il pubblico rimane e non se ne va. Questa sera decreteremo il vincitore che accederà di diritto alla finale nazionale che si svolgerà a Sanremo nel prossimo mese di febbraio, ovviamente in concomitanza con il Festival di Sanremo, ovviamente pandemie permettendo. Quindi mi raccomando, la piazza applaudite perché il vostro parere verrà preso in considerazione dalla giuria. Che mi raccomando, giuria, bravo. Okay, devono quindi, assolutamente votare per bene perché questa sera sono dei cantanti abbastanza tostarelli. Vai mia stella. E da una piccolina con una voce bellissima passiamo alla nostra mascotte, quindi della rassegna del Festival della Melodia, un'altra tredicenne che studia canto da solo un anno ed è Camilla Marongiu. Eccola qui in tutto il suo splendore. Centro, benissimo. Buonasera. Allora, Camilla ci canta Promettimi di Elisa. Promettimi che prima di dormire, qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai. Più poco tanto ti accontenterai. Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vale, ti ricorderai
di sentire dentro cosa vuoi. Voci di miele da ricordare, risalire, e come i marinai nel mare, non sentirne confine, non sentirne confine. Promettimi di far entrare il sole che asciuga le ossa e scalda bene il cuore, anche quando vivresti solo di notte di guai. Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi, non vantarti a caso e non sentirti migliore mai. Voci di miele da riascoltare per risalire, non trovarmi al confine. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene, e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane, e che conta quel che rimane. Tutto scende per risalire, si tiene duro, si lascia andare, tutto passa per un canale, tutto serve, tutto è speciale. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene, e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane. Cambia il tutto ma quello resta sempre uguale, e credo che sia questo amore, e credo che sia questo amare. Un applauso per Camilla che ci ha cantato Promettimi di Elisa. Complimenti. Ci ha incantato, ci ha proprio incantato. Brava, brava, brava. Bella, brava e dolce. Bravissima Camilla. Grazie. Ciao. Camilla. A dopo. Allora salutiamo anche il nostro cameraman Luca Corneli, Marco Corneli alla regia, i due lì, Fabio e Mingo. Assolutamente, altrimenti tutto ciò non Andrea sarebbe Davide possibile. Minucci, sì. Grazie, grazie davvero, perché ci siete voi e vuol dire che c'è anche il festival. Poi estate è ancora più bello, vero? Verissimo. Hai fatto le vacanze? Assolutamente sì. Dove sei andata? Sono stata in Grecia, molto bella, mi è piaciuta, però non sono ancora abbronzata come te. Io... Beh, io gioco. Come mai? Io guarda, sono stato in vacanza a Villa Santa Maria, la parte più lontana dove sono stato, perché con gli impegni del festival di Miss Adriatico, con i ragazzi, poi è una famiglia, quindi è come se stessi sempre in Devo vacanza. Devo dire che a Villa Santa Maria allora il sole picchia. No, diciamo che ci ho messo un po' di tempo, dai, ok? Okay? Soprattutto bene, poi d'inverno sono bianchissimo, quindi raggiungi il mio biancore pallone nobiliare, va bene così. Quinta dai. Cantante in gara che loro vogliono ascoltare, Alexandra Cervigni. Benvenuta Alexandra. Ben arrivata, come stai? Bene. Lei canta un'altra canzone tosta di Billie Eilish dal titolo No Time to Die. Per voi Alexandra Cervigni. Grazie. Mm-hmm.
should have known I'd leave alone just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pig that I saw you there, too much to bear. You were my life, but life is far away from fate. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'm falling for a lie? You ran mille. Un applauso ancora per Alexandra Cervigni. Complimenti Alexandra. Grazie. E che scelta, che brani importanti che scelgono queste ragazze. Importanti e molto difficili, la giuria mi darà ragione di questo, vero Maurizio? Poi dal film 007, cioè voglio dire, questa canzone è bella bella tosta. Cara giuria, a voi il compito, perché oggi veramente credo che sia per un punto ognuno, o perlomeno fino ad adesso, poi non si sa mai. Chi vivrà, come si dice, vedrà. Alexandra Cervigni, grazie Ale, grazie, grazie. E bene, andiamo avanti, che andiamo dici avanti, con bravo. La sesta cantante in gara, che è anche lei piccolina, ma a questo festival sono tutti giovani promessi, Beati speriamo. Loro. E da quello che ci ha raccontato prima Paolo, devo dire che porta anche molta fortuna a questo festival, quindi da qui sono stati lanciati diversi cantanti e cantautori che sono ora di fama nazionale ed internazionale, appunto. E diciamo internazionale. Bene. Esatto. Detto, quindi, questo... detto questo, andiamo avanti con la sesta cantante in gara, che è Greta Di Michele. Eccola, sempre su te, poi canta. Ciao popolo, vero? Bene. Allora, Greta Di Michele questa sera ci canta Killing My Softly dei Fugees. A voi Greta Di Michele. Grazie. Buonasera.
strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with a song. I heard it sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. This young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my with his words, killing me softly with his song. I fell all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I fell, he found my letters and read one out loud. I pray that it will finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with a song. Grazie, grazie mille. Un applauso grandissimo per Greta Di Michele. Grazie. Mamma mia, basta, non dico niente. Ci ha fatto emozionare. Ne stavamo parlando dietro. Greta Di Michele, grazie, brava. Grazie Greta. Non posso essere di parte, non possiamo dire brava, niente, se no quella dice a me non me l'hai detto, viene la mamma, allora come mai, capito, cominciano poi sono le storie. Sono tutti davvero molto molto bravi. Bravissimi, sono veramente veramente bravi. Non vorrei stare al posto della giuria stasera. Meno male che non ci siamo, ma noi da dietro le quinte, che in genere non è che si sente bene, sentiamo benissimo, quindi diciamo, immaginiamo davanti com'è con le loro voci. Veramente fino adesso bravi, bravi, bravi.
E non è da meno la prossima. Assolutamente. La prossima. Chi è? Dimmelo tu, chi è? Allora, la prossima cantante in gara è Roberta D'Amelio. Facciamo un applauso a Roberta D'Amelio che sta per entrare. Dove è andata? Fa la spesa. Ecco, è arrivata. Ecco Roberta. Ciao Roberta, come stai? Tutto bene? Canta una canzone di un po' di tempo fa, forse non tanto pubblicizzata, cara Stella, te lo dico perché invece merita di essere pubblicizzata. Lui scrisse una canzone per Valerio Scanu un po' di tempo fa per Sanremo, per Tutte le volte che, e come cantautore si è autoscritta appunto questa canzone che questa sera ci canti tu, di Pier Davide Carone, Di notte, canta Roberta D'Amelio. D'Amelio. Di notte le emozioni sembrano più danze, di notte nascono le melodie più intense, di notte. Di notte un bacio vola verso l'infinito, di notte scopri la dolcezza di un marito. Di notte c'è la forza di non dirmi che hai bisogno di me. E fa male quando dici che stai male, non sto con te. E fa male col dolore che t'assale, non sto con te. E fa male quando non sono all'altezza di star con te. Mi fa male quando nonostante tutto tu scegli me. Di notte aggiorno il mondo giusto perché sta dormendo. Di notte il tuo dolore già mi sta uccidendo. Di notte, stanotte ti amerò come se non potessi farlo mai più. Quando dici che stai male, non sto con te. E fa male col dolore che t'assale, non sto con te. E fa male quando non sono all'altezza di star con te. Mi fa male quando nonostante tutto tu scegli me. E rideremo ancora, come sempre, come ora. Gli angeli vivono in cielo, ma tu resta qua con me. E fa male quando dici che stai male, non sto con te. E fa male col dolore che t'assale, non sto con te. E fa male quando non sono all'altezza di star con te. Mi fa male quando nonostante tutto tu scegli me. Di notte il verbo amare un tempo al passato. Di notte. Grazie. Bravissima Roberta D'Amelio. Complimenti. Facciamoci un applauso a noi, facciamole un applauso grandissimo. Aspetta che ha fatto una fa... Che è successo? È un po'... sbagliato però. Vabbè, ve ne siete accorti? No. Perfezionista. Non si dice, lo sai, non si dice mai, sappilo. Non si dice mai, brava, brava sempre, come sempre. Per noi sei stata fantastica, Roberta. Roberta Quindi, D'Amelio, applauso. Brava, grazie. Allora, Maurizio, ti faccio una proposta. Oddio, qui davanti a tutti. Visto che è la mia prima volta al Festival della Melodia, volevo avere un ricordo di questa sera, no? E quindi vorrei fare un selfie con tutta la piazza di Notaresco e con te. Ah, come i cantanti. Esatto. Allora, voi state con le mani al cielo tutti, bravi. Adesso, vieni Stella, facciamo il selfie tu. Un cisu tutti su. Insieme. Un cisu con le mani. Oh, bravi, fatevi un applauso, bravi. Grazie mille.
Altaresco e grazie per grazie questa a te. Bella foto. Pensavo chissà che proposta mi fa la foto. Io vivo per le foto, Marco Corneli lo sa. Grazie alla regia. Possono trovare questa foto, a parte sulle pagine, anche sulla pagina del Festival della Melodia. Quindi sì. Poi te la giriamo di sguincio e tu la inserisci, ok Marco? Vi tagherete tutti e sarete lì, presenti sul Festival. Perciò devono seguirci. Certo, oh. Ovviamente. Allora, vai. Adesso, dopo questa digressione, andiamo avanti col nostro bellissimo festival e chiamiamo sul palco Francesco Cianci. Eccolo qua, che questa sera, cara Stella, dov'è? Eccolo Francesco, che ci raggiunge. Buonasera. Lo vedevo spruzzarsi, quello, l'antizanzara, prima ho detto, ma che stai facendo? Ci sono delle zanzare dietro, degli elicotteri, io non so notaresco cosa faccia le zanzare, però è veramente una situazione difficile dietro. Bene, ti conviene non farteli contro perché sennò non ti applaudono. Ecco, detto questo, vai Stella. Francesco ci canta Un sabato italiano di Sergio Caputo. Vai. Grazie. Il fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore è quello tipico di un sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna siamo ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Vediamo allegramente quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via, lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibriste in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre e discorsi nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici. Abissi imperscrutabili le donne degli amici e questa storia imprevedibile d'amore e dinamite. Mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Adesso navighiamo dentro un sogno planetario. Il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porterà lontano. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. In questo sabato qualunque, il peggio sembra essere passato. Grazie notaresco. Bravissimo Francesco, che si è esibito in un sabato italiano. Lo sai perché ti hanno applaudito, secondo me? Perché sabato. Bravo, lo volevo dire, ti giuro, bravo, vedi, perché sabato. E quindi, oh, finalmente una canzone. Ma magari la scelta della canzone è stata fatta apposta, no? L'hai fatta un po' gigiona. Confesso, sì.
Grande Francesco Ciacci, grazie Francesco. Poi sono anche simpatici, dai. Sì, è vero. Bene, siamo quasi, allora, siamo quasi alla fine, cari giurati, caro pubblico. Qui si sta bene, fa caldo. Ma già siamo quasi alla fine. Ti mancherò già, lo so, anche tu a me. È vero. Però, allora, vediamo se il pubblico è pronto o se qualche cantante che è qui in mezzo è pronto. Provo. Continuate, io faccio una strofa, continuate voi. La cambio io la vita che... Che è il 2 novembre oggi? Che è successo? Vabbè, ve la vado a chiamare, va. Sara Lonzi! Eccola, eccola, che arriva sul palco, al centro, emozionatissima, dietro respirava, sembra che doveva fare una maratona, di un po', Stella, stava vero, proprio... Vero, emozionatissima. Stai tranquilla. Ma non ti preoccupare perché il pubblico ti metterà a tuo agio. Vedi, sapeva anche la canzone il pubblico, vero? No, nessuno, grazie. Ma sono finti? No, in realtà sono veri. Cioè ci sono dei cartonati o è un pubblico? È che sono... Fate un applauso per favore, grazie. Oh, sono affascinati da te, quindi rimangono basiti, un attimo estasiati direi. Dalla tua bellezza, ecco. Ok, ciancia alle bande e bando alle ciance. E dimmi che non vuoi morire. Sara Lonzi. Guarda, io sono da solo ormai, credi, non c'è più nessuna che, quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me. Se non mi credi, sguardi, guarda, sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa. Lo chiedo, non lo sai, ma chi può sentirli? La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa, cosa volevi? Vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. La cambio io la vita
deluso più di me. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. Ra, 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 ra. E dimmi che non vuoi morire. Ra, 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 ra. Bravissima Sara, un applauso ancora per Sara Lonzi. Grazie. Visto? Sara. Il pubblico c'è. Tu hai cantato. Bravo, adesso puoi andare a respirare. Grazie Sara Lonzi, grazie mille. Che bello, bello trovarsi. Allora, io e Stella ci siamo conosciuti in realtà visivamente, quindi dal vivo, questa sera, che in realtà ci seguivamo, eccetera. Che bella no, scoperta. No, non è vero, aspetta, io ti seguivo da tempo perché sei un cantante fantastico e ricordiamo che hai vinto questa rassegna nazionale 2 anni fa, quindi un applauso a Maurizio Tocco. Quindi sì, ti conoscevo tanto. Assolutamente, sei tu che grazie. Non conoscevi me, scusa. Hai ragione. No, non è vero, perché comunque se ne sente parlare anche da Paolo, anche perché l'ascoltate in radio a Radio Mare Pescara lei, quindi... È veramente una grande professionista. Grazie. E quindi io sono felice di averti qui su questo palco e ringrazio veramente Paolo Minucci che grazie, mi ha dato Paolo. Questo onore. Però grazie. Adesso siamo all'ultima cantante siamo all'ultima in gara. Cantante in gara. Mi raccomando, giuria, non occhi aperti come si dice solitamente, ma orecchie aperte. E anche il cuore, anche perché il cuore. L'interpretazione esatto. è importante. Esatto, è la nostra seconda voce di votazione, quindi mi raccomando e mi raccomando pubblico, intervenite quando vi piace un brano e quando vi piace un cantante, la performance di un cantante. Quindi andiamo all'ultima cantante in gara e si tratta di Ilaria Angelou con I Will Always Love You. Eccola, facciamo la prima entrare, sì, perché entrare. Quando è bella c'è anche l'asta che oggi, ok... Abbiamo posizionato, ti do il microfono, canzone di Guardia del Corpo di Whitney Houston, bellissima. Adesso sogniamo tutti insieme con la tua canzone. Ilaria Angelou. Grazie. If I should stay I would only be your way, so I could, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. You, I told you.
up above this, I wish you davvero. Il pubblico ti ha applaudito in ogni parte della canzone. Sei andata? No, perché Ilaria, torna un attimo qui, ti volevo dire una cosa importante perché stavamo parlando io e lei dietro me. Sì, sì, grazie. È ritornata la signora da dietro la finestra, prima non c'era, quando tu hai fatto l'acuto l'ho vista che è tornata. Signora, tutto ok, la musica fa anche questo, diciamolo. Grazie, ciao signora. Salutiamo anche la signora a faccia dal balcone. Ilaria Angeliu, grazie, grazie, grazie Ilaria, grazie mille. Bene, allora, adesso ci siamo perché si è conclusa la gara, quindi respiriamo un po' anche noi, respira anche il pubblico, ma le emozioni non sono finite perché tra poco ascolteremo anche chi detiene il titolo tuttora, del, quello nazionale del Festival della Melodia. E i nostri ospiti ovviamente. Ovviamente, ma prima vi vogliamo ricordare, quindi prima di sapere chi sarà di diritto vincitore, quindi vincitore che accederà alla finale nazionale a Sanremo, quindi pubblico rimanete, ci sono ancora altre emozioni e io e la Carastella andiamo a ricordare tutti i concorrenti. Assolutamente, e ricordiamo che si è esibito Andrea Giordano con Cambia un uomo di Marco Mengoni, Elena Rodica Aresanu con Così celeste di Zucchero, Janis Scatena con This is me di Greatest Showman, Camilla Marongiun con Promettimi di Elisa, Alexandra Cervini con No Time to Die di Billie Eilish. Seguiva ancora Greta Di Michele con Killing Me Softly dei Fugees, Roberta D'Amelio con Di Notte di Pier Davide Carone, Francesco Cianci, Sabato Italiano di Sergio Caputo, Sara Lonzi e Dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo e infine Ilaria Angeliu con I Will Always Love You. Applauso a tutti i nostri cantanti. Bene. No, speriamo che, allora, presentiamo sempre con calma perché poi ci dobbiamo salutare, è sempre brutto, il è ciao vero. È sempre, sì è un arrivederci, sarà un arrivederci però, no, certo, però il ciao dà sempre quella malinconia, ciao, buonanotte, ciao. Bene, adesso primo ospite della serata, partenopeo proprio doc, ma ormai trapiantato in Abruzzo da tanto tempo, lo ascoltiamo su tutte le radio, ovviamente regionali, soprattutto su Radio Mare. Devi sapere lo perché anche tante volte, tu sì, su Radio Mare Pescara, su Radio Mare Montesilvano, quindi è molto ascoltato. Molto. I nostri ascoltatori che stasera non siamo in televisione, anzi sì, siamo in televisione. Salutiamo gli amici tutti di TV6, salutiamoli, ah. Però i nostri ascoltatori ce lo richiedono. Ce lo richiedono e noi, siccome sono spettatori ascoltatori che ci richiedono lui, noi lo teniamo sempre presente e lo facciamo venire come ospite, perché merita. YouTube, Spotify, tanto seguito, tanto amato, una canzone dove ballerete tutti, signore e signori, Jenny Cusopoli. Ah, che presentazione, manca a Sanremo, caro Jenny, divo, poi che valletta, ecco, bene. Ci canta una sua canzone, ma so che volevi Jenny, chiedergli qualcosa. Di cosa parla il tuo videoclip? L'abbiamo visto tante volte, è molto bello, io invito tutti quanti a vederlo. E raccontaci un po' di questo nuovo videoclip.
Innanzitutto buonasera a tutti, è un videoclip che parla d'amore, è un amore tra due ballerini, due maschietti, e come si dice, non spoilerare? Non spoileriamo, facciamolo, andate a vedere su YouTube. Andate a cliccare allora. Anche perché le canzoni non vanno spiegate ma no, vanno anche ascoltate. Perché, no, anche per, sì, anche il video e poi c'è l'audio, ma anche perché sono due mesi e siamo già a 100.000 rotti, non so chi l'ha rotti, ma due mesi. Bene, il figlioletto lì che ti riprende, quanto è bello, è sempre qui, Si me quieres, è la tua canzone, ascoltate, Jenny Cusopoli. Quanta vita esiste dentro tuo mirada, entre la distanza e la sorrisa che me das. Se l'amore sera colorear la vida, io navigaría oceano en más allá. Si tú quieres, yo contigo iré. Si tú quieres, yo te llevaré. Estaré más allá de tu cielo y sus colores. Estaré más allá de tu mundo y sus dolores. Dolores. Era como un sueño que no comprendí jamás. Así inesperado, lleno de dificultad. Si tú quieres, yo contigo iré. Si tú quieres, yo te llevaré. Estaré más allá de tu cielo y sus colores. Estaré más allá. ¿Dónde estás? No te vi. ¿Qué varás? No te irá. Amaré más allá del mundo y sus colores. Te amaré más allá del desierto y sus calores. Grazie, grazie. Complimenti, Jenny Cusopoli. Lui la ama, è vero? Bellissima. La canzone mi piace, lo devo dire, da morire. Quindi pollice in su perché lo sai. Bella, bella, bella. Grazie mille. Ci hai fatto emozionare. Grazie. Jenny Cusopoli, un forte applauso per Jenny. Io adesso volevo adesso anche colei che ci mortala sempre, e cioè Vania D'Anastasio, un bacione. Un applauso. La nostra Vania, fotografa, veramente la nostra fotografa ufficiale, non solo del festival, anche di Miss, eccetera, eccetera. Veramente un abbraccio forte perché sei spettacolare. Rendi vive tutte le fotografie. Sono stupende. Invitiamo tutti quanti a vederli, a vedere le foto di Vania sui nostri social e a seguirci. Complimenti, Vania, per le tue bellissime foto artistiche. Allora, andiamo avanti. Ospite sempre, perché sempre la gara si è chiusa. L'ospite, quindi, oh, chi è? È un ospite internazionale, è un ospite famosissimo
non famoso, famosissimo all'estero, siciliano ma adottivo abruzzese, ormai sono tantissimi anni che è qui in Abruzzo con noi, e presentiamo Franco Midiri. Eccolo qua, sempre presente ai nostri appuntamenti, noi siamo felici. Questa sera ci canta anche una canzone bella. Io voglio sentire prima, che canti per prima? Dalla pelle al cuore. Capito? Wow. Due cover bellissime, vi lascio al mini sound del nostro Franco Midiri. Grazie e buona serata a tutti. Speriamo di divertirci. Ci proviamo, eh. Sesso fa partire, l'amore fa tornare da te, e dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. So che mi perdonerai, mi devi perdonare, so che tu ce la farai, e dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male, e dalla pelle al cuore e tu mi capirai, solo con uno sguardo scoprirai. Non cerco comprensione, e lacrime che tu non hai, è stata un'emozione che mi ha rubato l'anima. Dolcissimo mio amore, e non mi hai fatto vivere, si apre il tuo portone, e adesso sei davanti a me, e dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male, e dalla pelle al cuore, e tu lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai, e perdonerai, mi perdonerai, mi devi perdonare, sai, mi perdonerai, si ricomincia, e dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male, e dalla pelle al cuore, e tu lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai, mi perdonerai, mi perdonerai. Devi perdonare, sai, mi perdonerai, mi perdonerai. Grazie.
adesso sono sola qui sul palco, non abbiamo licenziato Maurizio, ma semplicemente ci apprestiamo ad ascoltarlo, perché lui, storico vincitore di questo festival nel 2019, ci presenta questa sera la sua canzone Portami al mare, che è la canzone dell'estate, la canzone con la quale ha vinto l'edizione 2019 di questo festival, e canzone molto importante per lui perché è dedicata al suo papà. Quindi a voi Maurizio Tocco. Grazie Stella, grazie. Per voi. Ah, me lo ricordo, c'era una sedia qui davanti a me e mi riconosco bevendo solo nella stanza il mio caffè. Tu che parli piano, a malapena so quanti anni hai, ma mi sono accorto che tu da qui non sei passato mai. E ti guardo e di nuovo io resto immobile, e le giornate passano, tutti i pensieri restano, e a quei momenti appendo solo fotografie, le mie, le tue, le mie. Non devo chiederti niente, non condanno le scelte, capirti non sarà facile, di certo non sono stabile, e a chi mi dice che passa, sì, ma il vuoto quello mi resta. E portami al mare, fammi vedere cosa sai fare, se tra castelli di sabbia mi sai abbracciare. Tu portami al mare, sposta le nuvole dal sole e fammi vedere che non si muore. Non sei d'accordo, ti riconosco in tutto quel che fai, e tieni per mano i sensi, è troppo stanco, prendi e te ne vai. Fragile, non troppo comodo, quell'orologio non si ferma mai. Porto dentro un ricordo, in pieno inverno tu mi ascolterai, e ti guardo e di nuovo io resto immobile, e le giornate passano, tutti i pensieri restano, e a quei momenti appendo solo fotografie, le mie, le tue, le tue, le mie. Non devo chiederti niente, non condanno le scelte, capirti non sarà facile, di certo non sono stabile, e a chi mi dice che passa, sì, ma il vuoto quello mi resta. E portami al mare, fammi vedere cosa sai fare, se tra castelli di sabbia mi sai abbracciare. Tu portami al mare, sposta le nuvole dal sole e fammi vedere che non si muore. Tu portami al mare, sposta le nuvole dal sole e fammi vedere, fammi vedere, e fammi vedere che non si muore. Grazie, grazie, grazie. Pubblico, vieni, di Notaresco, vieni. Un applauso a Maurizio Tocco. Che bella questa canzone, è sempre un'emozione riascoltarla. Grazie. Davvero bravo. Grazie, cantante, grazie. Cantautore, presentatore.
Complimenti, uno una scemo. Parola. Un uno pazzo showman. Sul palco. Adesso c'è una sorpresa, però non andate via perché tra poco la vincitrice nazionale in carica del Festival della Melodia ci allieterà con una canzone, con una sorpresona. Io non vedo l'ora, vi giuro non vedo l'ora, quindi rimanete, già ride, lo so, la sento, però è veramente una sorpresona. Però detto ora questo, è il momento di farci raggiungere sul palco da un altro storico vincitore di questo festival, che ad oggi è anche il fonico di questa bellissima rassegna, ed è Marco Corneli. Eccolo! Eccolo. Buonasera qua. Marco. Marco, che ci canti? Cantiamo insieme. Cosa ci cantate a questo punto? Un giorno potremmo fare anche Ricchi e Poveri. Così. Cantiamo un po'. Che confusione. Bene. Allora, facciamo una sorpresa al pubblico non qui diciamo, di Notaresco. Allora, non lo diciamo. Perfetto, non annuncio. Anzi, nulla. Te la dedichiamo anche a te. Grazie, bellissima. Allora ti lascio il microfono e vi lascio cantare, non dico quale canzone, indovinerà il pubblico e appena voi comincia. Ci allieterete con le vostre bellissime voci. Grazie mille. Yeah. Ok, cominciamo con le mani. Dai. Allora, vai. Sì. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Bravi, su, su. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore. E riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno il loro scoprirò. Quello che tu nasconderai. Na na, na 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 na. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Marco Corneli, la signora è riuscita, hai visto? Quelle due occhi di ragazza che sono lì alla finestra, ciao, adesso sono quattro. Ciao, tra un po' ce ne andiamo, promesso. Ciao, yeah! Ci salutano, che bello. Grazie a Marco Corneli, grazie, torna Marco la Corneli mia stella. Grazie, Maurizio Tocco, grazie, bravissimi, grazie. Complimenti, uno spettacolo davvero. Uno spettacolo nello io spettacolo. Io non vi avevo mai sentiti cantare insieme, quindi... Neanch'io. Davvero molto bravi. Grazie. Facciamo un altro applauso a questa inedita coppia. Grazie, grazie mille.
Le signore questa volta erano in due però, eh? Sì, sì, sono occhi rimaste, sono rimaste, perché poi Gianni Morandi abbraccia un po' tutti, è dai, la storia dal della più musica piccolo italiana, al più grande, dai, sì. Che dire. Sì, sono felice. Signora, tra un po' andiamo via, eh? Così andiamo a dormire, non si preoccupi, tranquilli. Bene, è arrivato il momento finalmente. Direi meno male. Ascoltiamo questa soave voce ed è anche molto emozionata di esibirsi appunto nella piazza di Notaresco. È la vincitrice in carica del Festival della Melodia. Colei che detiene questo titolo praticamente girerà per un anno con noi, quindi anche chi poi accederà di diritto alla finale, vincerà poi l'anno prossimo, eccetera, ma lei adesso ha ancora questo titolo, ancora per pochi mesi, perché poi ci sarà il nuovo o la nuova, diciamo, vincitrice nazionale. Ve la vado a presentare, la presentiamo insieme, perché lei è piccolina, piccolina, ma con una voce incredibile, ed è Sofia Bevilacqua. Si è messa anche la coroncina. Pensavi... Una vera principessa. Ecco, mi ricorda qualcosa, Paolo, la coroncina. Miss, mia cara Miss. Lei, oltre ad essere una bravissima cantante, vincitrice appunto di questa rassegna, è anche una bravissima studentessa del liceo scientifico. Ricordiamo che ha 15 anni soltanto, quindi mi diceva che è anche molto brava e molto affezionata alla sua maestra di canto, e nella vita desidera proprio fare la cantante, quindi diciamo che ha avuto un bellissimo e buonissimo trampolino di lancio attraverso questa rassegna molto importante che ha lanciato tanti artisti internazionali oggi. Quindi ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo e ti lasciamo alla piazza di Notaresco. Sofia Bevilacqua. Protect you from the hurting glow. Keep the bumpers from your door. When the chips are down, I'll be around. With my undying dare to find a love for you. And to heal with hurt itself. Let yourself be beautiful. Spark a light, flows on pearls and pretty girls. Love is thy energy. Love is special, love is pure, the only treasure. But I'm so in love with you. Make love.
from above, clean in my soul. The power of love, a force from above, a skyscraper. Sofia, bevi l'acqua! Chiamo, e adesso è arrivato il grande momento, sapremo chi accederà di diritto alla finale nazionale del Festival della Melodia a Sanremo, quindi con il titolo di notaresco, e quindi chiamo qui la mia stella Cantelli con il patron Paolo Minnucci. Eccoli qua, vi lascio i microfoni. Grazie Maurizio, ma resta anche in nostra compagnia. Forza, forza, restiamo insieme per proclamare i vincitori. Io ne approfitto per salutare il pubblico di Notaresco, l'amministrazione comunale del sindaco Diego Di Bonaventura, dell'assessore Savini, che ci hanno fortemente voluto qui proprio per dar vita a questa manifestazione dedicata al bel canto. Quindi grazie all'amministrazione di Notaresco, grazie a voi per averci seguito fino a notte tarda. Complimenti a tutti i cantanti che hanno raggiunto questo centro della provincia di Teramo da ogni parte d'Abruzzo, ma anche fuori dai confini regionali. Abbiamo visto che ci sono cantanti che sono arrivati dalle Marche, ma anche dalla Campania e dalle Puglie, insomma un festival di caratura nazionale. Volevo quindi ringraziare la giuria per essersi prestata a questo gioco, che resta pur sempre un gioco, quello di valutare i nostri cantanti, i nostri artisti, e vedremo chi rappresenterà Notaresco alla finalissima nazionale. Come si diceva nel corso della serata, la finalissima nazionale è prevista a febbraio del prossimo anno a Sanremo, nella città dei fiori. Intanto vado a chiamare, per iniziare proprio la consegna dei premi, dei riconoscimenti, il premio della critica. Per consegnare questo riconoscimento chiamo l'avvocato Sandy Santurbano. Eccola qui, una gradita presenza nella nostra commissione. Il nostro avvocato è pronto per consegnare questo premio, che al Festival della Melodia porta la firma di Ivan Graziani. Noi siamo stati i primi, all'indomani della sua prematura scomparsa, a dedicargli un festival tutto suo con le sue intramontabili canzoni. Ebbene, il premio della critica Ivan Graziani questa sera è per Roberta D'Amelio. Ricordiamo anche cosa ha cantato. Che ha cantato Una notte di Pier Davide Carone. Eccola qui che arriva velocemente. Roberta D'Amelio vince il premio della critica Ivan Graziani. Mettiamola al centro in maniera tale che la nostra fotoreporter ufficiale Vania possa immortalare questo bel quadretto di famiglia. Brevemente, a chi dedicare questo premio, Roberta? Sempre alla mia famiglia, che ogni giorno mi supporta, mi sostiene, a tutti quanti i miei amici, e in particolare a una persona molto speciale per me, che è Roberta Maurizio, che è la proprietaria di un locale all'Aquila dove vivo, e questo locale si chiama L'Officina. E questa signora mi permette ogni settimana di esibirmi nel suo locale insieme a tante altre persone splendide che mi hanno spronato a venire qui e a dare il massimo. Quindi voglio ringraziare lei, ma voglio ringraziare tutte le persone che mi ascoltano sempre al locale. E noi ci uniamo al suo saluto. Grazie a Roberta D'Amelio, ringraziamo la nostra premiatrice d'eccezione Sandy. Grazie. Santurbano, mettiamoci al centro del proscenio. Procediamo con la consegna del titolo del trofeo relativo al premio della giuria dedicato a Pierangelo Bertoli. Chiamo l'operatore teatrale Marcello Rassetti, pronto per consegnare questo premio. Già lavoratore ideale, personaggio del teatro, il nostro Marcello, pronto per consegnare il premio della giuria.
Il premio della giuria a Notaresco porta la firma di Genis Scatena, che ha cantato This Is Me, The Greatest Showman. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un altro riconoscimento per Genis, ancora emozionata. Sentiamo subito, dopo le foto di rito, sentiamo subito la sua voce, le sue impressioni. Grazie. A chi dedichi questo premio? Alla mia insegnante di danza, alla mia famiglia e ai miei amici. Complimenti, Genis Scatena. Ringraziamo anche il nostro Marcello, il nostro artista, e procediamo di gran carriera affinché sia una bella voce a premiare un'altra bella voce. Chiamiamo Jenny Cusopoli, il nostro cantautore Jenny Cusopoli, che il 27 agosto terrà un concerto tutto suo al Teatro del Mare di Montesilvano, e noi ci saremo, e noi ci saremo con tante altre persone. Il premio relativo alla migliore interpretazione, quindi la migliore interpretazione della serata, la giuria l'ha assegnato proprio a lei, Greta Di Michele, che ha cantato Killing My Softly. Greta Di Michele, eccola! Eccola qui, ancora un meritato riconoscimento per lei, mettiamola al centro, facciamoci una foto, momento foto. E dopo la foto chiediamo le prime impressioni a Greta Di Michele, un altro riconoscimento per lei. Sì, grazie mille. Volevo ringraziare soprattutto voi veramente, perché questa è l'ultima volta di quest'anno che parteciperò. Quindi è stato un po' emozionante, cioè sapere di essere qui su questo palco per l'ultima volta è un... Sì. Ma noi ti penseremo, anche se tu sarai a Parigi. Avrai davvero tanti pensieri che ti accomuneranno alla nostra macchina organizzativa. Grazie mille. Grazie a te. Ti porteremo sempre nel cuore. Ci penserai, naturalmente seguirai anche le nostre dirette online, quindi sarai sempre collegata, soprattutto a livello canoro. E allora, andiamo avanti. I maestri Adriano Cecamore e Bruno Pantoli per la consegna del premio alle migliori qualità vocali della serata. Eccoli qua i nostri esperti di musica, i decani dei nostri palcoscenici, perché dobbiamo dire che il maestro Adriano Cecamore ci segue dalla nascita, da 35 anni a questa parte, e non sono pochi per una manifestazione, io lo ricordo, l'unica nella nostra regione a godere del patrocinio e a muoversi sotto l'egida di SIAE Italia. I maestri Adriano Cecamore e Bruno Pantoli sono pronti a consegnare il premio per le qualità vocali, che va questa sera ad Alexandra Cervigni, che ci ha presentato No Time to Die di Billie Eilish. Alexandra Cervigni, eccola! Stretta di mano, i complimenti dei maestri di musica. Mettiamola al centro la premiata, ai lati i premiatori, uniamoci nel classico quadretto di famiglia, che poi foto che saranno pubblicate sui social e sul nostro sito internet festivaldellamelodia.net. Alexandra, visibilmente emozionata, si vede dall'espressione del viso, ecco, sì, le prime molto. Parole, che cosa ti senti di dire in questi momenti? Però sono molto contenta di questo traguardo e cerco sempre di migliorare ogni giorno. Ringrazio la mia insegnante, la mia famiglia e tutte le persone che sono qui oggi. Benissimo, grazie, in bocca al lupo. Alexandra Cervigni, premiata per le migliori qualità vocali, ringraziamo i nostri premiatori, e a questo punto siamo arrivati al momento clou. Mettiamoci davvero al centro, perché ci spostiamo sempre a destra. Benissimo, è il momento della nostra presidente di giuria. Tra poco spiegheremo anche il perché questa sera ha ricoperto questo importante incarico di responsabilità. È la regista teatrale, l'attrice, ma anche una profonda conoscitrice di Gabriele D'Annunzio, dell'opera del Vate, dell'Immaginifico. Lei è la professoressa Franca Minucci, eccola! E allora, presidente di giuria, riprenda il trofeo.
da consegnare a colui o colei che tra poco leggeremo insieme, ce la faremo in coro, io insieme a Stella e a Maurizio, per consegnare poi il trofeo e il lascia passare per la finale nazionale di Sanremo. Allora, a Notaresco vince il Festival della Melodia Ilaria Geniu con il brano canzone I Will Always Love You di Whitney Houston. Eccola qui la vincitrice, Ilaria Geniu. Consegniamo il trofeo a Ilaria. Bene, scattano i flash al vostro indirizzo. Ilaria Geniu con il brano di Whitney Houston I Will Always Love You vince la tappa del Festival della Melodia. Che dire, Ilaria, te l'aspettavi? No, assolutamente no, davvero. Grazie mille a tutti, davvero, a tutta la piazza, ovviamente i miei genitori, i miei amici, la mia insegnante. Grazie a tutti, davvero. E con queste belle parole Paolo Minucci vi ringrazia della cortese attenzione, ringrazia Stella Cantelli e naturalmente Maurizio Tocco, presentatori della serata, ringrazia tutta la giuria, l'amministrazione comunale, il pubblico presente e vi dà appuntamento alle prossime edizioni. Ancora ciao e buon estate a tutti. Buonanotte a tutti.